Il Signore guardi le piccole e le grandi stoltezze del nostro cuore affinché esso non sia chiuso alla parola di Dio, alla verità. Così Papa Francesco alla messa a Casa Santa Marta. Nell'omelia il Papa ha commentato la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, in cui i dottori della legge accusano Stefano con calunnie e false testimonianze perché non riescono a resistere alla sapienza e allo spirito con cui parla. Il cuore chiuso alla verità di Dio, ha spiegato, è aggrappato soltanto alla verità della legge, anzi della lettera, e non trova altra uscita che la menzogna, il falso testimone e la morte. Ha ricordato inoltre come nel Vangelo di Matteo ci sia Giuda che, pentito, va dai sacerdoti ma trova un cuore chiuso, quindi va ad impiccarsi, e Stefano, ha proseguito il pontefice, finisce come tutti i profeti e come Gesù. Ciò, ha concluso, si ripete nella storia della Chiesa, che parla di tanta gente uccisa seppur innocente, giudicata con la parola di Dio contro la parola di Dio. È il modello di Gesù che per essere fedele e aver obbedito alla parola del Padre finisce sulla croce. Con quanta tenerezza Gesù dice ai discepoli di Emmaus: o stolti e tardi di cuore. Chiediamo oggi al Signore che con la stessa tenerezza guardi le piccole o grandi stoltezze del nostro cuore, ci carezze e ci dica: o stolto e tardo di cuore, e incominci a spiegarci le cose.